Ciao, sono Mimma San Giorgio. E io sono Marta Ansaldo. Veniamo da Palermo, dalla Sicilia. Siamo mamma e figlia e da quasi 3 anni e mezzo gestiamo un blog di cucina a base vegetale che si chiama Naturalmente Buono. E da poco abbiamo pubblicato un libro che ha lo stesso nome del blog. Il nostro blog è nato 3 anni e mezzo fa ed è nato da una mia voglia di mettere in ordine le ricette che tenevo sparse sui foglietti e quindi creare una specie di rubrica online. Cerchiamo sempre di pubblicare delle ricette che siano fattibili da tutti, che però abbiano comunque un'impronta molto salutistica. Ad aprile abbiamo ricevuto il premio del Corriere della Sera per i Cucina Blog Award nella sezione Miglior Food Blog Healthy. Siamo state molto felici di ricevere questo premio, del tutto inaspettato, non ce l'aspettavamo, siamo state votate da molte followers che noi ringraziamo tantissimo. Noi abbiamo una vita comune, nel senso che mamma va in ufficio e io vado in università e perciò la cosa bella è quando torniamo a casa riusciamo ad entrare in contatto perché ci mettiamo in cucina e decidiamo cosa preparare e condividiamo insieme questa passione. Il libro è stato scritto in circa 5-6 mesi e poi c'è stato tutto l'impaginazione, la stampa e insomma la pubblicazione del libro che è uscito a settembre. Le ricette sono state ideate e pensate da me e Marta insieme. La parte che riguarda la Sicilia e il farro sono principalmente le mie proposte, le altre sono quelle di Marta. E io mi occupo anche della fotografia e dei video. Questo è il nostro libro, è edito da Ifis Editore. Ed è suddiviso in 12 capitoli decisamente sentimentali, ci piace definirli così perché non sono capitoli canonici, quindi non si tratta di pasti o stagioni, ma sono legati ad un determinato magari momento della giornata, ma anche ad un sentimento, così come ad un ingrediente. Siamo approdate alla cucina vegana in quanto io quando ero abbastanza piccola, intorno ai miei 14 anni, ho deciso di non mangiare più carne, perciò è stato un processo che si è evolto negli anni. Siamo molto sensibili al tema dello sfruttamento animale in generale, ma anche a quello dello sfruttamento del nostro pianeta. È quella che vogliamo proporre attraverso il nostro libro, il nostro blog, è una cucina a base vegetale che non deve essere necessariamente strettamente legata ad un vegano o ad un vegetariano, ma a tutti coloro che hanno sensibilità verso sia animali, il nostro pianeta, e che comunque continuano a rimanere onnivori, ma che vogliono incrementare la quantità di pasti vegetali nella loro alimentazione. Continuiamo a lavorare al nostro blog e abbiamo in progetto di fare un secondo libro. È il sogno nel cassetto, è quello di aprire un nostro piccolo locale. Noi riteniamo che il nostro libro sia un libro per tutti, non esclusivamente per un mondo vegano, ma per chi vuole iniziare a mangiare un pochino più consapevolmente. Tra l'altro il nostro libro include 92 ricette senza glutine, chiaramente sono tutte senza lattosio, si tratta di ricette molto sane, integrali, senza zuccheri raffinati. E il nostro libro si può trovare in tutte le librerie d'Italia, online e sul sito di Ifis Editore.